L'estate dell'Inter non è stata così movimentata sul calciomercato, ma sono comunque arrivate delle grosse novità per quanto riguarda i big in rosa e i rinnovi di contratto. La società ha blindato calciatori essenziali come Nicolò Barella e Lautaro Martinez con le firme e le ufficialità del caso, ma occhio anche a quello che potrebbe essere il prolungamento di Denzel Dumfries. Il contratto dell'olandese scadrà a giugno 2025 e negli scorsi giorni la fumata bianca sembrava sempre più vicina. In realtà, però, resiste qualche intoppo tra le parti e delle divergenze relative al nuovo accordo. L'ingaggio è ormai deciso e dovrebbe essere intorno ai 4 milioni di euro a stagione, mentre il nuovo contratto dovrebbe essere allungato al 2028 o al 2029. Ciò non preserva l'olandese dall'addio, anzi è un'ipotesi sempre più probabile che potrebbe prendere corpo a giugno prossimo, se dovessero tornare con insistenza le sirene della Premier League, il vero obiettivo del laterale ex PSV ormai da mesi. D'altronde è sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi che continua a preferirgli Matteo Darmian per riequilibrare la squadra e probabilmente sarà così per tutti i match più importanti. Dumfries sarà comunque indispensabile in una stagione lunga e ricca di impegni, ma il suo rapporto con l'Inter non è più così idilliaco. Marotta è stanco di aspettare Dumfries. La strategia dell'Inter, gli ultimi aggiornamenti riportati da La Gazzetta dello Sport, non sono proprio positivi per l'Inter e neanche per il calciatore. I nerazzurri non sono intenzionati a inserire la clausola rescissoria nel nuovo contratto dell'olandese, che tra l'altro la voleva piuttosto bassa, tra i 15 e i 20 milioni di euro, a fronte di una valutazione minima di 30 da parte della beneamata. Il banco è saltato, per cui Marotta e Ausilio non hanno intenzione di concedere quest'opzione. Allo stesso tempo, stanno mettendo sempre più pressione sull'entourage del calciatore, in modo da avere una risposta definitiva subito dopo la sosta per le nazionali o comunque nel mese di settembre. Si tratta di un vero e proprio ultimatum che la società ha dato e che dovrebbe essere rispettato dal ragazzo e da chi cura i suoi interessi. Vedremo, quindi, se il pugno duro dell'Inter avrà i suoi effetti o se le contrattazioni dovranno andare avanti a oltranza. Inter spalle al muro, spesa folle, giro d'affari per 750 milioni, spesa in Serie A la seconda cifra più alta sul mercato dopo quella in Premier League, ma l'Inter non fa molti affari onerosi come le altre pretendenti al titolo. Prevalgono le operazioni a parametro zero, quasi l'80%, si è parlato spesso di bilanci in rosso ed effettivamente, nella lunga storia dell'Inter, le ultime annate vissute sotto la guida della proprietà Sanning non sono state affatto rosee sotto questo aspetto. Complici alcuni accordi extra calcistici e di sponsorizzazione fallaci, come nel caso della fallimentare Digitalbiz, ma anche la mancanza di introiti diretti derivanti dal botteghino causa pandemia. Senza infine dimenticare alcune operazioni di mercato dispendiose, tutte terminate in minusvalenza. Insomma, gli intoppi sono stati molteplici e la salute delle finanze del colosso cinese, d'altra parte, non hanno permesso l'estinzione dei debiti pregressi. Da un paio di anni, tuttavia, la direzione strategica del club ha intrapreso nuovi percorsi. Andando a toccare una caratteristica ormai comune a moltissime squadre, quella della sottoscrizione di contratti a costo zero, proprio per limitare l'impatto sulle casse societarie. In buona parte ha funzionato e per questo ancora oggi è oggetto di studio ed applicazione da parte della dirigenza, capitanata dal presidente Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio.
Ne è la dimostrazione quanto fatto nel corso dell'estate, su 4 colpi di rifinitura, 2 sono stati conclusi gratis. Trattasi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Ed in ogni caso, per gli altri 2 che hanno portato in squadra Josep Martinez e Thomas Palacios, l'Inter si è contenuta moltissimo. Si ipotizza che ci continuerà a lavorare in questo modo anche in futuro per salvaguardare le finanze, senza tuttavia incappare in un decremento qualitativo d'organico. Serie A spendacciona in Europa, seconda dopo la Premier, 750 milioni, ma l'Inter è molto attenta. Dello stesso avviso però non sono state molte altre squadre di Serie A, in questa specifica sessione estiva di mercato. Perché a conti fatti, nel complesso, sono stati spesi quasi 750 milioni di euro, stando alle informazioni dell'ultimo report diramato dall'UEFA, infatti, il campionato di Serie A è stato il secondo a livello internazionale per spese effettuate, soltanto dopo la Premier League dei grandi magnati, 1,69 miliardi totali, NDR. Lo dimostrano quanto fatto da Napoli e Juventus, ad esempio. Una nota certamente stonata rispetto al solito, sebbene il numero di operazioni concluse, 336, resti in linea con quello dello scorso anno, 304. L'Inter in questo calderone, per sua fortuna o sfortuna a seconda dei punti di vista, resta molto indietro. Proprio per il fatto che le preferenze di mercato hanno condotto ancora una volta il club di Viale della Liberazione al risparmio. Vero è che la squadra era già in piena salute e quindi nessuna mossa ulteriore era ritenuta necessaria. Questo certamente è un bene. L'Inter segue un colpo interessante nel 2025, arriva dalla Fiorentina. Raffaele Palladino sta lanciando nella Fiorentina un talento importante che, nonostante la giovane età, sta già mostrando qualità importanti. Stiamo parlando di Pietro Comuzzo, ragazzo di 19 anni, che sta meritando una maglia da titolare con la Viola e probabilmente la manterrà anche nel corso della stagione. Stiamo parlando di un centrale solido, che ama andare a contrasto, giocare uomo contro uomo e recuperare il pallone anche nella metà campo avversaria. L'Inter, avendo un assetto difensivo piuttosto simile a quello della Fiorentina, può puntarci a giugno 2025, anche per una situazione contrattuale che potrebbe favorire i nerazzurri. Il contratto del centrale italiano scadrà proprio a giugno 2025, esattamente come quelli di Acerbi e De Frey, anche se la Viola ha un'opzione per un altro anno per non perdere a zero il ragazzo. Anche se dovesse scattare il rinnovo, l'Inter potrebbe comunque puntarci a cifre non troppo elevate. Il valore di mercato si aggira sotto i 10 milioni di euro. Che potrebbero essere raggiunti anche attraverso bonus, alcuni più semplici da conquistare altri meno.